Ok, eccoci qua, ci siamo. Ciao ragazzi, questa sera, serata speciale, perché abbiamo Luca Tremulada, numero 10 del Modena, trequartista, il Modena milita in Serie B. Quest'anno sei top assist man praticamente della Serie B, no? Sì, Luca. intanto ciao a tutti, ciao Fra. E sì, per ora sì, ancora siamo lì in prima posizione, anche se è qualche partita che non faccio un assist, però dai, l'obiettivo è finire la stagione davanti a tutti, quindi speriamo. Stasera si azzanna, come dici tu di solito. Vabbè, Praticamente, certo, allora bisogna per io. forza Vai, vai. azzannare sempre. Allora, io prima di tutto voglio ringraziare Luca per aver accettato di venire in live. E poi voglio anche dirti che ho apprezzato tantissimo il modo con il quale tu ti sei integrato all'interno della nostra community. Cioè, Luca, ragazzi, per chi non lo sa, è entrato anche nel nostro gruppo abbonati, scrive tantissimo nel gruppo abbonati, partecipa al Fanta OP, commenta qualsiasi cosa. E mi ha quasi commosso la foto che tu e Tita avete condiviso quando vi siete visti A a Reggio, sì. Sì, Reggio. Tra l'altro, hai segnato e dedicato il gol a lei, o sbaglio? ho segnato e dedicato il gol a lei che era in tribuna anche ai genitori della mia compagna che sono di Reggio. No, non l'avessi mai fatto perché è successo il putiferio allo stadio, hanno capito male i tifosi avversari. Però sì, no, io ci tengo a ringraziare te e i ragazzi del gruppo che mi avete accolto veramente in una maniera incredibile, come fossi, diciamo, un ragazzo normale, appassionato di One Piece e non un calciatore. Per me queste sono le cose più belle, perché fondamentalmente sono una persona comune, quindi il fatto che ho trovato delle persone in voi così super gentili e disponibili ha reso tutto più semplice, quindi sono io che vi ringrazio. No, ti dicevo che a me quella foto ha quasi commosso perché comunque ho visto due mondi che vengono considerati magari molto, molto diversi avvicinarsi, no? Quello dei fumetti, Sì, dei sì, sì. manga e il mondo del calcio. Quindi è stato davvero bello. E io voglio dirti una cosa, non so se hai mai pensato a questa cosina qui, sul tuo ruolo. Tu vesti la maglia numero 10, no? E sei un trequartista, che il trequartista di solito è quello che gioca sulla tre quarti. E Esatto. praticamente la maglia numero 10, il trequartista, è solitamente colui che inventa, il fantasista, il creatore, l'artista in campo, Esattamente quel ruolo lì, che ormai no? Si sta non ce perdendo. ne sono più, si sta Sì, perdendo uno quel, degli proprio ultimi. quel concetto di giocatore, esatto, ormai sono uno dei pochi. Sì. E hai mai pensato alla parola trequartista? L'italiano è una bellissima lingua. Perché all'interno della parola trequartista c'è anche artista. Non so se ci hai Non ci mai pensato. avevo... È un caso, è un No, no. caso, non è voluto. No. Però. Non ci avevo mai pensato, e se tu, caso strano vuole, che se tu vai sul mio profilo di Instagram, nella descrizione io c'ho scritto artista, cioè non ho Vedi? scritto calciatore, oppure, cioè, perché io mi sento così un 10 un po' in tutte le cose che faccio, però sì, non ci avevo mai pensato, ti dico la Sì, verità, nella è parola una cosa. trequartista c'è artista, quindi tu incarni un pochino il numero 10, che è l'artista nel mondo del calcio, colui che crea. E Beh, esattamente, bella questa cosa, perché vai. ormai ce n'è veramente troppo poco. A me piace far divertire la gente, è una cosa che ho sempre, proprio mi rende felice, mi regala gioia e emozioni, rendere felice le persone allo stadio, i bambini soprattutto, eccetera. Quindi indipendentemente poi dai risultati, eccetera. So che purtroppo è l'unica cosa che conta in questo mondo, che ormai è diventato un po' troppo esasperato sotto questo punto di vista, c'è poca passione e divertimento che dovrebbe essere la base di questo lavoro. No, e guarda, io ti volevo paragonare, ovviamente con le dovute differenze, perché siete due mondi diversi. Sei un artista un pochino come lo è Ciroda, no? Cioè, tu inventi nel campo di calcio e Oda inventa in un altro settore, però è comunque alla fine incarnate la stessa cosa, perché come dicevi tu, il calcio dovrebbe essere semplicemente passione e divertimento,
è diventato altro, però comunque alla base c'è quello, cioè i ragazzini che da piccoli sognano di fare i calciatori, tu ci sei Certo. riuscito, altri tanti non ci riescono, ma comunque lo sognano, alla fine lo fanno per divertirsi, poi la questione magari economica inizia a venire dopo, ma quando sei bambino Certo, pensi solo a dare i calci al pallone, no? Quindi certo. è intrattenimento anche il calcio nasce per quello, per divertire e intrattenere, ed è quello che alla fine fa anche chi disegna un manga, che poi può essere Eiichiro Oda, che è colui che ha creato il manga che ha venduto di più nella storia, ma può essere anche un mangaka normalissimo che magari vende le sue Certo. copie, è comunque rispettabile. Certo. Vabbè, lui è il 10 supremo, mi sa, di tutto il mondo dei manga. È Messi o Veramente, Maradona? lui, Che preferisci? sì, siamo là, è un mix, perché ogni settimana ti può tirare fuori qualsiasi roba. Quindi questo è, lui veramente rende felici le persone, ed è una roba che poche persone hanno al mondo, soprattutto in questi lavori dove uno dice sì, un fumetto, eppure riesce a coinvolgere milioni di persone, a farle emozionare in maniera veramente con così tanta passione. Cioè, Sì. è proprio bello, E proprio comunque c'è bello. sempre un legame col trequartista, no? Perché tu prima dicevi che giochi per far emozionare le persone, il tuo ruolo in campo è quello di assistere, no? Ma è un pochino come tu, oltre ad assistere, come dire, a prestarti all'attaccante, a colui che poi deve fare gol, anche se piace anche a te fare gol da quello che ci dici, no? Quindi Certo, sì. assisti anche le persone, nel senso che fai in modo che loro si divertino allo stadio, ed è anche il ruolo magari di chi crea una storia che la crea per gli Sì, sì, altri. sì, sì. Sì, penso che magari non so naturalmente se è il caso di Oda, però penso che ho sempre pensato, almeno che nel mio ruolo, che vedere gli altri felici per una cosa che fai tu. Quindi per me io metto in porta l'attaccante, l'attaccante fa gol, quindi è contento di aver fatto gol. A me questo piacere qua mi rende orgoglioso, a me mi fa piacere, mi fa essere felice a me. È magari la stessa cosa sua che quando noi leggiamo il capitolo settimanale, lui sa che noi possiamo essere felici, ecco, quindi più o Perfetto. meno il parallelismo c'è. Guarda, allora, venendo a One Piece, prima di andare nei particolari dell'opera, no, che ti vado a chiedere dopo, ci dici un pochino com'è nata la tua passione per One Piece, come l'hai scoperto, cosa poi ti ha spinto a innamorarti così tanto di quest'opera, tanto da portarla in campo praticamente con le esultanze, no? Perché ricordiamo, Certo, tu certo, fai la certo. room di Law Sì, che è quando il mio sedi. personaggio preferito. Sì, che è Sì. in assoluto il mio personaggio preferito. No, ti dico, da ragazzo io sono sempre stato innamorato dei cartoni in generale. Mi ricordo quando uscivo da scuola, che tornavo a casa, c'era sempre nell'ordine, c'era o One Piece o Dragon Ball, e poi c'era il Detective Conan. Me lo ricordo proprio stampato qua. E io nasco come passione di Dragon Ball, fondamentalmente, perché per me Dragon Ball era il top del top. Poi, piano piano, ho iniziato a appassionarmi anche a One Piece, solo che One Piece, essendo comunque un anime molto più lento, ancora naturalmente quando ero piccolo non leggevo il manga, essendo un anime molto più lento, comunque sì, invece Dragon Ball era molto più veloce, molto più combattimenti, tutte queste robe qua, e mi ho iniziato a appassionare a questo mondo. Poi, crescendo, One Piece andava avanti, One Piece andava avanti, ho iniziato comunque a continuare a seguirlo, appassionarmi, finché poi sono passato anche al manga. Ho detto provo a leggerlo perché non ero troppo per l'acquale, invece da lì mi è piaciuto e piano piano è diventato quasi ogni giorno andare a vedere, a leggere, fare le teorie, questo, quell'altro. È stato proprio amore a prima vista, nato con Dragon Ball e poi proseguito con One Piece, che è andato avanti, e va anche Dragon Ball è andato avanti, infatti leggo anche quello, però One Piece è proprio da crescendo, sarà perché crescendo ormai a 31 anni, dà proprio delle emozioni diverse rispetto a Dragon Ball, e poi quello ha fatto sì che è diventato poi il mio manga preferito, ecco. Da quanto Però tutto tempo? nasce dalla scuola. Ok, sì. No, Avevo 7 anni, 8 anni, quindi 97, dico, l'esultanza 98. da quanto tempo la fai più o meno? Un paio d'anni, un paio d'anni. Ok.
esultanza da un paio d'anni, perché comunque sì, ho avuto un momento sì dove One Piece non è che l'ho abbandonato, però lo leggevo un po' meno, eh. Poi negli ultimi 3-4 anni ho recuperato tutto di botto e lo è diventato proprio il centro di One Piece per me, il mio personaggio preferito in assoluto, e quindi ho deciso di portarlo anche in campo con l'esultanza. È bello, è bello, è una cosa figa. Ok, e all'interno dello spogliatoio come viene presa questa tua passione? Alcune cose me le hai già raccontate, però raccontale pure agli altri. Ma ti dico, la maggior parte dei miei compagni non capisce questa passione che posso avere per i cartoni, diciamo, in generale. Loro lo vedono come un cartone, non lo vedono come un manga, come tutto quello che c'è dietro a tutto questo. Lo vedono come il cartone per bambini, per i pirati che devono cercare tesoro. In realtà, naturalmente, non è così. Mentre c'è qualcuno che ho introdotto un po' in questo mondo e c'è addirittura chi ha iniziato a leggerlo dal primo volume ed è già all'80 nel giro di un mese. In squadra, proprio con te. E ti dico che anche un gran calciatore che è Andrea Poli, non so se te lo ricordi, Inter, Milan, Sì. eccetera, siamo molto amici e piano piano sono riuscito a introdurlo in questo mondo e lui è diventato, adesso è arrivato a Tottoland lui adesso e parliamo tutti i giorni di One Piece, La delle prossima varie volta ci cose. porti anche Lui. Poli, Sì, praticamente. ve lo porto. Prossima volta ve lo porto. Lui è uno tutto. No, è super, un ragazzo. Ma si vede All'inizio in campo, è molto anche sempre stato lui tranquillo. sì, un po'. All'inizio anche lui scettico, e poi invece si è tanto appassionato e ne parliamo praticamente tutti i giorni. Gli altri invece ho provato con qualcuno ogni tanto qualche puntata mentre sono in pullman che andiamo in ritiro, io ogni tanto mi riguardo le puntate più belle dell'anime, così oltre a rileggermi i capitoli. E qualcuno chiede, guarda, sbircia un po', però non riescono ad appassionarsi. Vabbè, comunque già hai fatto quel Poli, l'hai portato a casa. Sì, no, è un grosso acquisto, eh. No, 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 è. Infatti, spesso ti dico un giorno sì e l'altro pure. A questo punto ti direi: siamo da Star Shop, entriamo, guardiamo le action figure, le statue, i volumi, parliamo con i ragazzi che ormai sono diventati nostri amici, e ordiniamo varie robe. Sì, da Star Shop che è Che aperto adesso, tra l'altro, da poco, ha giusto? aperto a Modena da poco, sì, e tra l'altro, c'è un super, super punto Prima o vendita, poi c'è un sacco arriviamo di anche lì. roba. Sì, Ah, speriamo, sì, sì, sarebbe sì, sì. fighissimo. Prima o E poi quindi sì, qua sicuramente. ci troviamo là ogni tanto con qualche adolescente che ogni tanto entra. Ah, cavolo, anche a voi vi piace? No, giura, facciamoci una foto, eccetera, eccetera. Si parla un po' del più del meno. E no, beh, dai, sono contento che comunque anche se è stato solo uno a cui piace One Piece, è comunque un bel traguardo. Conosco uno dei ragazzi che lavora lì a Modena, Alex. Gli Adesso. occhiali, Ah, come barbetta. no? Alex Certo, Zero. certo, Zero. Sì, certo, lui certo. scrive per Anime Click, lavora lì a Modena. Sì, sì, sì. Certo. È lui, ok, ho capito chi è. Sì, è sempre lui, un bel personaggio. Un Sì. bel Un bel personaggio, personaggio, sì. sì, poi ne sa tantissimo, quindi. Ah, sono Sì, contento di no, è questa cosa. vero. Bravo, quindi stai lavorando per noi, vai. Poli, prossimo ingresso nel gruppo Sì, Telegram. lavoro per portare un po' di One Piece nel Nel Modena mondo. calcio. Sì, e tra l'altro volevo arrivare proprio a questo argomento. One Piece ultimamente sembra un pochino, cioè, soprattutto nell'ultimo anno. Sembra aver conquistato il mondo del calcio. C'è stata la scenografia lì del Paris Saint-Germain e in Incredibile. Francia sono avanti, sono proprio innamorati di One Piece in modo assurdo. Addirittura il presidente lì del Macron col volumetto di One Piece quando doveva pubblicizzare il bonus cultura. Certo. Ma anche in altri campionati, altri calciatori, tipo tu sei, diciamolo, eri un pochino geloso del fatto che Brandly. Ti aveva rubato l'esultanza. Gelosissimo di Brandt del Borussia Dortmund. Poi giustamente lui c'ha una risonanza diversa perché gioca in Champions League, ma il primo che ha fatto l'esultanza di Lo sono stato io. Infatti ho fatto una bella rosicata. Però no, beh, a parte tutto, io mi ricordo il primo è stato Aubameyang che esultava
con tutte le varie robe di Dragon Ball. Sì. Poi mi viene in mente un ragazzo che addirittura un altro sempre per Dragon Ball, un ragazzo che giocava in Polonia, ma non mi ricordo dove, aveva addirittura cambiato il nome all'anagrafe Ah, in sì, Goku, questa cosa la sapevo pensa anch'io. te. Esatto. E poi vabbè, io, Sì. Brent, adesso ho visto Beto dell'Udinese, che è un altro Hai super visto? Hai visto? appassionato. Che poi anche l'Udinese sta praticamente attraverso i social, sta spaccando a livello di Ma è una anime e bella manga, cosa. ci sta puntando moltissimo. È una bella cosa. La gente, comunque sia, soprattutto qua in Italia, sottovalutano un po' questo mondo, i manga. Li vedono come cose da bambini, cartoni e finisce lì. In realtà, oltre sì, tu fai vedere la mossa, il combattimento, il personaggio che ha le sue caratteristiche, però in realtà nei manga ci sono tantissimi valori di gente comune, di storie comuni, che sono tranquillamente possiamo portare alla nostra vita di tutti i giorni. Sì, Holly e Benji lo seguivi? Curiosità così. Facevano Certo, i voglia di giocare a calcio. sì. Sì, quello Holly e forse è un Benji è pochino sempre stato. stato più sdoganato, no? Quello lì credo che praticamente quasi tutti i calciatori lo hanno seguito, almeno da Sì, ragazzini, mi sa. Holly e Benji finché non arrivano. Quando arrivano in nazionale che fanno il campionato del mondo è incredibile, bellissimo. Lì Sì. è stato veramente bellissimo. Sì. No, Guarda. è comunque bello, è una bella cosa, dai, che piano piano sta prendendo piede. Sarà il Che fatto che magari negli ultimi anni Oda ha veramente alzato il livello, anche magari col film, con un po' di robe che creano giustamente un po' di hype, quindi la gente inizia piano piano quindi è un ad avvicinarsi pochino a questo per te mondo. anche un pochino una rivincita, no? Qualcuno che magari diceva qualcosa per bambini, magari dici, oh, guarda, Invece no, vedi che anche invece Brando del parete Borussia esatto, Dortmund. invece sta diventando una cosa che sta prendendo molto molto piede ed è super, ed è super. Sì, Ma sì. Sì. siamo noi italiani che siamo un po' così restii sotto questo mondo, Sì. E Dall'altre parti non sono così. guarda, prima parlavi dei valori. C'è qualcosa tipo di One Piece, oltre all'esultanza di Law, che porti in campo? C'è qualcosa che ti gasa, magari, a cui pensi ogni tanto su One Piece, qualche valore particolare che ti aiuta anche nel calcio, in quello che fai poi, nel tuo lavoro? Ma di tanti personaggi. Se prendiamo Rufy, è aiutare gli altri, è proprio la base del suo. Oltre a essere libero, è aiutare gli altri, è proprio la base del suo personaggio. E quindi questa è una cosa che mi ritrovo molto. Di Law mi piace il voler a tutti i costi raggiungere il proprio destino, che è una roba che lui ha e che deve scoprire perché c'ha la D nel nome, cosa deve fare. E io magari ogni tanto dico: no, devo sapere cosa ci sarà alla fine di questo campionato, dopo, perché tutto quello che ho passato comunque nella mia vita mi ha portato qua. Allora c'è un motivo, vai avanti, continua, cerca di non mollare mai, vedere cosa può uscire. E poi tantissimi personaggi di One Piece comunque hanno dei valori che tu puoi tranquillamente portare nella propria sfera personale. Non so se vedi il commento di Marco, se ti è apparso, chiedigli quale Beh, canzone ascolta prima della partita. mi capita di ascoltare i Tafka, si chiamano, no? I Tafka, ragazzi che sì. abbiamo conosciuto a Lucca, le loro canzoni di One Piece. Mi capita di ascoltarle prima della partita. Sì, Sì, mi grandissimi capita. Tafka. Cioè, non Mi siamo riusciti capita. a convincerli a fare altre canzoni. Dobbiamo. È vero, ci ho provato anch'io, Luca, quella sera, ma non ce l'ho fatta. Però mi sembra si chiama L'alba di una grande avventura, il Sì, loro must. la prima, sì. Quella l'ascolto, quella prima, quella l'ascolto spesso, mi piace un Quella è sacco. molto bella. Ce la faremo, dice, ride. Allora, guarda, c'è una domanda di Maurito Cia che mi piace. Vediamo un pochino. Ciao Luca, dato che parliamo di numeri 10, a chi daresti la numero 10 nella ciurma? O a che numero associ i membri dei Mugiwara? Vabbè, magari teniamoci sulla prima.
Cavoli, sai che è proprio una bella domanda questa qua? Un 10 nella ciurma, un fantasista. Guarda, io se dovessi, ti dico, io se dovessi fare, una volta l'ho fatto per scherzare, una squadra di calcio con i personaggi One Piece, metterei proprio Law a fare il 10. Perché Può secondo me essere. lui alla fine Sono con le room d'accordo. può spostare, può veramente coordinare tutto, cioè al Sì, è meglio. il suo mondo, è vero, dentro il suo mondo può fare quello che vuole, può inventarsi qualsiasi roba, quindi effettivamente è vero, lui è un 10, perché Ruffy non incarna proprio, perché 10 sì, è vero che è istinto, però è fantasia, è genio, lui è tutto tranne che un genio. Quindi nella ciurma è proprio una domanda difficile, non c'è un vero 10. Sono... Sto pensando. Secondo me, allora, Sanji potrebbe esserlo, forse un pochino. Perché comunque un po' con un po' di intelligenza. Una strano. Nami. Ma Nami forse è vero. Perché è intelligente comunque. Però ci vuole Beh, per anche la. fascino, ti dico, per fascino, più Robin, ti direi, per fascino ti direi più Robin, da 10, cioè proprio il fascino del 10. Ok. Per altri motivi, sì, forse Sanji e Nami, Zoro non glielo possiamo mai dare, Zoro è il 9, quello che quando c'è bisogno fa gol. Usopp fa il lapirlo, i lanci lunghi, Sì, Asop precisi. più rapire, è vero. Asop da buon cecchino fa i lanci. Capito? Vabbè. Dai, veniamo un attimo proprio a One Piece. Allora, il personaggio preferito ci hai detto che è Law. Quindi io. Sì. Ma guarda, ti dico, dalla prima apparizione che mi sembra sia Ale Sabaudi, può essere, Sì. che non mi proprio come viene presentato, era troppo figo, cioè un personaggio veramente il chirurgo della morte, tutto tatuato sulle mani, cioè proprio fighissimo, fighissimo. Proprio mi ha colpito subito, più molto più di Kid, che è quella, la prima scena che fa vedere i tre capitani. Lì dopo che lui gli tira il pugno al drago celeste, proprio Law è stato subito quello che più mi ha preso. Infatti, è diventato comunque un personaggio centrale ormai One Piece. Secondo me ci sono tanti appassionati di Law, ecco perché Oda poi l'ha portato avanti per un bel po', perché è veramente un personaggio proprio figo. Anche la voce che gli hanno dato nell'anime è pazzesca, cioè Sì, è vero, proprio è vero, è vero. personaggio carismatico, tranquillo, sa sempre cosa fare, è stratega, non è mai in difficoltà, è un personaggio figo. E anche quando poi è riapparso a Punk Hazard, secondo me è stato fighissimo anche lì. Già la presentazione Sì, quando arriva, che si appoggia lì vicino alla porta, è bellissimo. Il combattimento no, con bellissimo. Smoker crea un casino cambiando le personalità quando distrugge la nave della Marina alzandola. Cioè lì Dal comanda tutto nulla, lui praticamente. no, è incredibile. Poi quando fa la room, cioè proprio una mossa fighissima. Cioè, sono pochi personaggi di One Piece che hanno una mossa così figa, proprio che è caratterizzata così. Non Per so, me, boh, magari mi come frutto, è sbaglio. il mio preferito. Cioè, quello che mi Sì, piace di più. no, come frutto senz'altro. Però dico proprio come mossa iniziale, quando deve poi combattere, cioè, proprio figa. Come Sì, mossa. è verissimo. Vero, proprio bella. È È geniale. Cioè, proprio come bella. cavolo, io vorrei chiedere a Oda come ha pensato al potere. Perché comunque molti vengono da sé, no? Alcuni poteri, vabbè, quel fulmine, la lava, cioè, i roghi, gli Certo. animali, gli elementi. Ma la room è qualcosa veramente di molto, ma molto particolare. Quindi Certo. chissà come ci è arrivato. Sì, soprattutto fatta così nella stanza del chirurgo della morte, deve essere un dottore. Non so proprio come gli sia venuto in mente, una roba fighissima. E poi no, poi piace secondo me anche per il passato che ha, perché poi il passato suo, il flashback suo è incredibile. Secondo me è Flashback bellissimo, cioè preferito? proprio... O c'è qualcuno, qualche flashback che ti piace di più? Secondo me, ti dico, lui, Robin, i migliori, Ok. per me, lui e Robin i Ci migliori. sta. Lui, wow, guarda, quando muore Corazon, io pi giuro pianto, perché come muore così
con lui dietro nella silent, no, Sì. pazzesco, pazzesco, pazzesco. Comunque, sì, lui in assoluto il mio top. E poi ne ho tanti, devo dire che ho tanti personaggi che mi gasano, Della ciurma. però lui è capitano e capitano. E poi per me dopo c'è Robin. Robin mi affascina in una maniera incredibile. Poi oltre Zoro, vabbè, quando mica deve combattere, cioè quando si mette lì in quelle mosse, è incredibile, cioè proprio possente, proprio ti carica in una maniera incredibile. Però Robin è molto più affascinante, secondo me, della ciurma, è quella proprio più affascinante per la sua storia, per quello che può, quello che sa, la sua intelligenza e tutto. Sì. Poi Della a ciurma, Wano ha lui. avuto anche Robin un combattimento assurdo, no? Bellissimo. Wano bellissimo, quando si trasforma Mamma mia, fa fa paura. paura, Oh. sì. Quando fa il demone, bello, bellissimo, bellissimo. E sì, dalla ciurma senz'altro lei. Ok. Ti chiedono anche il cattivo preferito. Voi ragazzi scrivete domande, io appena possibile le giro. Qualcuno ti chiede il Guarda, ti villain. Vai. dico. Il villain per eccellenza per me è Joker, Doflamingo. Ok. Cioè, proprio perché ancora sappiamo poco, cioè, nel senso, non abbiamo visto bene la saga di che ci potrà essere eventualmente di Barba Nera, che sarà sicuramente cattivo vero, però per cattiveria Doflamingo è wow, anche Kaido, devo dire, poi super personaggio, perché veramente è stato un super personaggio. Però se devo sceglierne uno, ti dico Doflamingo. Gli altri belli, poi non sappiamo niente di Mihawk, bisogna vedere cosa farà, se sarà cattivo, però non ce lo vedo, cioè nel senso proprio dici come il classico Alla villain, Doflamingo, dove sì. esatto, lo vedi più Crocodile pure personaggio fighissimo, però non così tanto come Doflamingo per me. Ok. Ti chiedono anche qual è il peggior personaggio di One Piece, secondo te? Qualcuno che ti sta antipatico più che altro. Qualcuno che mi sta antipatico. Cavoli, sai che è difficile? È Il mio è lo difficile. Cioè, di stesso di, personaggi. guarda, ti dico, di Ecuta Endo, che è Wapol. Ah, beh, sì. Wapol mi sta proprio, cioè, proprio sul Wapol, sì, è cazzo in una maniera fastidioso. Sì, assurda. è vero. È Cioè. vero, è fastidioso. È vero, quando vedi ti viene nervoso. Quando Sì. viene ti viene nervoso. Sì. È vero, no, ma non ho personaggi che mi stanno un po' così, non, devo dire che ognuno ha il suo perché. Ok. Ognuno ha il suo perché. Che poi è una, secondo me, delle qualità maggiori di Oda, no? Quella di creare dei personaggi tutti scritti benissimo, caratterizzati anche a livello grafico perfettamente. Tu appena li vedi te li innamori, sono tutti, a parte un pochino magari i visi delle donne che sono molto simili, ma in generale Certo. ognuno ha la sua Ah, adesso che peculiarità. mi viene in mente Orochi, Orochi, Ah, Orochi, ok. se fosse una persona vera lo picchierei tantissimo, cioè proprio mi sta proprio, mamma mia, cioè proprio l'ho odiato in una maniera pazzesca. Orochi l'ho Ci proprio sta. Però odiato come personaggio, mamma mia. dicevamo sempre che alla fine, secondo, è riuscito proprio per quello. Cioè, perché si fa Sì, no, odiare, no, un no. personaggio è riuscito. Assolutamente, assolutamente, però ti fa, cioè, lo odi proprio tu quando leggi, lo odi Vero, proprio, vero. lo Perché è odi proprio proprio lui. vigliacco. Sì, Cioè, tutte no, guarda, brutte lui, qualità, diciamocela tutte. mamma mia, tutti i difetti ce li aveva, tutti i difetti ce li aveva, pazzesco, Vedi, c'è pazzesco. Stefania che va nello specifico. Ti ha soddisfatto come hanno realizzato la morte di Orochi? Beh, è stata emozionante, devo dire che è stata super emozionante comunque con Iori lì, con quella tavola lì magnifica. Wow, secondo me è una degna fine. No, è stata giusta. Io non me l'aspettavo neanche, io pensavo che alla fine Monomusuke in qualche modo lo avrebbe ammazzato, invece è stata lei e wow, è stata insieme con Kanjuro lì, con tutto quel fuoco. No, è stata gestita bene. Sarebbe stato bello anche se fosse stato Momonosuke, però, eh? Sì. Però No, che forse, dici? guarda, cioè alla fine per quello che credo che sia stato più giusto così, per quello che ha vissuto lei, che
che è stata lì per Sì, beh, 20 anni, certo, lei è ha vero, dovuto lei è vero, è stata sopportarlo, perché per poi gli 20 anni. sbavava dietro, no, Orochi, quindi Sì. immagina questo che ti sbava dietro per Sì, no, no, è 20 anni ed è vero. quello che ha ucciso il padre. Penso che alla fine No, no, ci è sta. Per vero, carità, è vero. sarebbe È vero, stato bello in entrambi i casi, perché comunque anche Momonosuke aveva i suoi motivi per voglia farlo fuori. Però Iori credo che abbia sì, è sofferto vero, molto di più, soprattutto forse. per quel fatto dei 20 anni, senz'altro. Per Sì. quel Alla fatto dei 20 anni, comunque sia, senz'altro. fine No, no, è Momonosuke e gli vero, è vero. altri un pochino sono stati fortunati a viaggiare nel tempo, no? Perché la È sofferenza è vero. durata molto meno. È Loro che hanno vero. dovuto resistere per 20 anni, ma... E credo È che Oda vero. comunque l'abbia anche resa benissimo, perché ti fa sentire la pesantezza dei 20 anni da parte di alcuni personaggi. Soprattutto Vero. con Sì, lei Ashura d'oggi, Denjiro, anche secondo con... me. Sì, Sì. Ashura, Denjiro pure. No, no, Sì. è vero, ha gestito molto bene questi personaggi. Sì. Infatti, ti dico, mi è dispiaciuto che è morto, giura. Mi è proprio dispiaciuto tanto. Pure a me Cioè, come dispiace. morte è stata... Ti dico, avrei preferito morisse Kinemon dopo tutto Ok. quello che è successo, che piuttosto che Ashura. Infatti, mi è dispiaciuto tanto. Ci Mi è sono dispiaciuto rimasto tanto. male anch'io, perché più che altro è morto non sapendo come è andato a finire. È vero, è Cioè, quella vero. cosa mi dispiace tantissimo. Cioè, ok, si è È vero. sacrificato, però non è riuscito a vedere l'alba che tornava su Wano. Non È ci è vero, perché poi riuscito. è proprio quasi all'inizio dello scontro, quindi è proprio... È vero, è stato proprio È stato... brutto, è vero. È Vabbè. stato un peccato, è vero. Sì, però... Vabbè, comunque, dai. Cioè, Kinemon è stato l'unico errore di Law, dicono. Non l'ha riattaccato Law, se non sbaglio. Lo riattaccavano i membri della ciurma, forse. Lo rimettevano Non mi insieme, non mi ricordo. ricordo benissimo la parte di Punk Hazard No, lì. Perciò non è non mi attaccato ricordo neanche perfettamente. Pare, io. Ah, può essere, sai che non mi ricordo. eh? Chiedi chi Non preferisce tra credo. Zoro e Sanji, penso che hai risposto già prima, credo che Zoro un pochino in più, o sbaglio. Ma sì, però guarda, ti dico, sai che sono uno dei pochi che ho visto, c'è sempre questa divisione. Per me, invece, ti dico, più o meno siamo lì, cioè, non ho una vera preferenza. Cioè, quando tutte e due sono seri, sono tutti e due personaggi incredibili, eh. Sì. Cioè, quando Sanji si accende la sigaretta che è incazzato, Poi Zoro, vabbè, col fatto delle spade, comunque sia un personaggio più carismatico, più figo, no? Però, cavoli, Sanji, anche lui, quando si mette giù cattivo, fa paura, è bello. Bello, bel personaggio. Sì. Angus ti chiede, da calciatore, preferiresti avere le gambe di Sanji o la gestione del mondo intorno come Law? No, no, la gestione del mondo intorno come lo... Pensa che bello che posso fare shambles e spostare la palla dove voglio. Che gambe. E non solo la palla, anche i compagni. Se qualcuno fa un Anche i movimento compagni. sbagliato, lo riprendi e lo rimetti a Lo posto. prendo. Se sbaglio il lancio, fa niente, posso prenderlo e metterlo lì in porta. No, Bellissimo, bellissimo, bellissimo. no, Ti prendi, no. sposti i È vero, è vero. falcinelli, tipo. Esatto, sposto lui le punte, tutte le metto dove voglio. Bellissimo, bellissimo. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, qual è la cosa che più desideri o meglio aspetti di scoprire prossimamente? Samuele, il grande Luca, ovviamente riguardo One Piece. Ah, riguardo, ok, Sì. riguardo One Piece. Allora, parliamo in generale o diciamo Credo in adesso, generale, diciamo cioè a diciamo il breve. mistero che tu vuoi scoprire più di tutti, quello che ti incuriosisce, Allora, vai. per me il mistero principe che io in tutti, cioè che voglio sapere è la D. Per me è Che è proprio il legata a mistero loro poi. principe che è legato a lui, esatto. Per me quello è veramente il mistero principe di tutti. Poi ce ne sono talmente tanti che, però, se devo sceglierne uno è quello, neanche proprio guardare i 100 anni di vuoto, cosa c'è alla Whale, cosa no, voglio sapere della D, perché è proprio affascinante sta roba, perché non ha un senso, non ha un... cioè non c'è un motivo perché c'è sta D nei nomi, cioè non è veramente una roba che lui ha messo, ma che... boh,
Cioè, 100 anni di vuoto, uno può dire, vabbè, è successo qualcosa, cavoli, chissà cosa mai è successo. Cioè, nell'ultima isola chissà cosa ci può essere. Cioè, la testa va, puoi fare mille teorie, mille robe, ma, cioè, ma chi è IEM, possiamo stare a parlarne giorni, ma cioè, l'AD, cioè, come gli è venuto, cioè, cosa potrà mai essere? Boh, C'è cioè, l'unico mistero qualche, hai che... mai sentito qualche teoria che ti piace a riguardo? Cioè, secondo te, oppure è una No, non parola, è sono, guarda, ti un dico, non segno? sono un amante, non sono un amante delle teorie, ti dico la verità. Ok. Quando capita che si fa le live, a volte le ascolto, sì, però non sono un amante, mi piace più, cioè, il confronto, secondo me potrebbe succedere, sarebbe bello se, ma fare le teorie, proprio che dire, secondo me è sicuro, boh, come vedo ogni tanto, non mi è mai piaciuto. Perché Ok. è più bello parlarne, proprio confrontarsi, secondo me, di quello che eventualmente può succedere in un futuro. Ok. Ok, quindi diciamo Però lo ti stai dico sì. aspettando, non c'hai un'idea, oppure un'idea te la sei fatta almeno sulla D, non hai. No, sì, la nemesi di Dio sarà la gente che probabilmente sconfiggerà i nemici naturali dei draghi celesti, probabilmente di chi sta al capo al mondo, quindi di chi sta sul trono. Però ce l'ha anche Teach, che è un cattivo, quindi oh, cioè, potrebbe essere veramente di tutto. Sì. C'è la Garp che sta nella Marina, cioè quindi si vanno C'è a la destra e a Garp, che sarà la sinistra. Sì. Marina, che in teoria comunque il governo mondiale ha fatto le peggio robe, quindi oh. Quello è il mistero più, guarda, che è proprio quello che proprio vorrei, non vedo l'ora di scoprire cosa sia. Mentre nel breve periodo ce ne sono tante, adesso ce ne sono veramente tante cose in sospeso Allora, ti faccio una domanda. che dobbiamo Tu stai sapere. facendo qualche preghierina per Lo? Sì, Come hai tutti i vissuto giorni. questa cosa di Quando Teacher versus Lo? Perché so, io lo so che probabilmente per trame tutto dovrà essere sconfitto, perché sia lui che Kid probabilmente perderanno, perché se no, cioè, questi battono un imperatore e poi subito ne battono un altro. No, naturalmente non sarà così. Però sì, ho veramente paura che lui, dato che sta arrivando verso la fine, nell'arco finale, decide di far fuori i personaggi. E per Lo, ti dico, secondo me sarebbe una perdita troppo grande. Cioè, io lo vedo lui alla fine come uno che aiuterà Ruffy a diventare re dei pirati. Kid magari lo vedo meno, ma lui lo vedo come uno che lo aiuterà. Non so come, non so perché, ma lo vedo come un alleato. E Sì. quindi se me lo fa morire contro Barba Nera, mamma mia, soffrirei a dei livelli epici. Ma anche perché, come dicevi tu prima, comunque è legato al discorso della D. Lui vuole sapere un pochino, quindi dovrebbe essere importante anche per il finale, per la parte di Esatto, finale. ne ha già fatto morire uno con la D, già è un altro, poi iniziano a essere pochi, e poi rimane Ruffy, Teach, Garp, poi magari, oh, chi lo Oh, il sa, più Garp sta avanti andando lì. Garp sta andando lì, ecco, guarda, piuttosto sarebbe bello che lui salva, che Garp salva Law e muore, salva Kobe, salva tu, cioè, nel senso che succede, con magari Kuzan che finalmente scopriamo cosa farà, che magari porta via, aiuta tutti, però dico, allora lì l'accetterei di più come morte, quella di Garp, ma quella di Law, sinceramente no. Immagino che succeda una cosa del genere, scompari per 10 giorni dai social, No, tipo. sarebbe, no, un trauma, un trauma, un trauma. Vado in lutto, chiedo qualche giorno di permesso al campo perché devo andare in lutto. Tremolata non gioca questa partita per la scomparsa No, anzi, del. gioco e faccio gol e piango, e tipo la gente che mi dice, perché piangi? Hai perso qualche parente? Sai il lutto? Cosa è successo? No, era morto il mio personaggio preferito di One Piece. Guarda, ritornando alla Gli, de risultanza, gli, cioè, dedico, gli gli dedico il gol. dedico. Ma te lo chiedono ogni tanto l'esultanza, cos'è dovuto? Ormai lo sanno tutti. No, me l'hanno chiesto, ti dico, qua giornali nazionali, TV nazionale, il Modena qua in generale, sì, scusa, regionali qua di Modena, sì, mentre quelle nazionali Sky, DAZN, mi è capitato di doverlo spiegare. Capito. E quindi, no, ma è figa come roba.
una Sì. roba diversa, alla gente comunque piace, devo dire che questa, che per loro è una forma di stranezza, ecco, invece piace. Immagino. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Vogliamo dire anche che Luca è uno dei più fortissimi del nostro Fanta One Piece, dice Deborah, ride. Ah, T'ha preso cacchio. il Fanta One Piece comunque alla fine. No, va preso. Mi piace immaginare cosa lui pensa, cosa può succedere nel capitolo dopo. Ogni tanto ci prendo, ogni tanto sbaglio clamorosamente, però è bella questa roba qua del Fanta One Piece, è veramente carina. Sono contento, l'ho creata, quindi sono contento Sì, che ti no, piace. hai fatto una roba, guarda, fighissima. Hai No, fatto una no, roba no, fighissima. è figo, figo. Vedo che comunque ormai anche nel gruppo, cioè nel senso ne parla tantissimo, addirittura è nato il gruppo interno, cioè la Sì, competizione ho visto. interna Ho visto, ho visto, ho visto. ed è Ho una visto. No, beh, perché è figata. una cosa diversa, è una cosa che comunque sia, sì, tu puoi metterci magari il cuore per i tuoi personaggi, però in realtà devi poi pensare, no, secondo me potrebbe fare questo, potrebbe fare quest'altro, potrebbe, chi lo sa. Per dirti, io il prossimo capitolo, secondo me, non fa vedere niente, nessuno, fa vedere gli altri gruppi separati di vari Nami, Robin, Jinbei, gli altri Seraphim. Ok. Per me il resto non vediamo niente, però cioè, è una mia scommessa, è quello che posso pensare io. Poi, secondo me, non fa vedere niente, ci lascerà ancora in Col sospeso dubbio. su Shanks, su Law, su Garp, su i vari Sabo, il Reverie, che ancora non sappiamo che cavolo è successo, e magari farà una specie di capitolo di transizione. Guarda. Stavo pensando, la cosa bella del Fanta OP anche è che i personaggi sono personaggi inventati e quindi se il calciatore, non so, sbaglia il rigore o sì, c'è nessuno che, da cui andare per rompere il cazzo. Sai quanti a me mi scrivono, capita su Instagram o Immagino. perché c'è anche il Fanta di Serie B, Sì, lo so. e quando giochi bene, che fai gol, oh grande, più 3, bravo, mi hai fatto vincere, quando perdi insulti, robe, che poi è una follia, cioè, è una follia che la gente per il fantacalcio va così in follia veramente, cioè, la gente Mamma va in mia, follia per il fantacalcio, sì. è una roba folle. Cioè, quasi non conta la tua squadra, la prestazione, niente. Conta se fai gol, fai per vincere il fantacalcio. È una roba. E qua invece che possiamo giocare senza nessun tipo di pressione, è molto divertente. Molto divertente. Mamma mia. No, ti capisco perché comunque alla fine Luca legge anche gli spoiler. Confermo che legge gli spoiler, no? Hanno Sì. appena Sì, chiesto. sì. Sì. Sì, Quindi sì, a sì. tu per questa cosa di spoiler non ti dà problemi leggere gli spoiler prima del capitolo? No, ti dico, è sempre stata una roba che, ok, potrebbe succedere questo, però poi vediamo come la gestisce con le vignette, con i dialoghi, cosa ne pensano gli altri, come sarà il disegno. Cioè, sì, tu leggi lo spoiler e dici, ah, wow, cavoli, capitolo scorso faranno vedere Shanks. Ok, va bene, wow, già grosso hype, però come, il perché, come sarà disegnato la vignetta, cioè, quindi non è che mi è interessante, cioè, mi piace giusto saperlo, ma non è che ci do troppo peso, ecco. Guarda, io adesso non li sto leggendo per la questione della blind, no? E in passato, della Certo. reaction, in passato li ho sempre letti. E per me la cosa bella di leggere gli spoiler è che l'esperienza di One Piece settimanale dura più giorni. Cioè, No, capito? è Non c'è vero, solo il anche, venerdì. Cioè, tu sai che, non so, il martedì escono gli spoiler, poi esce il è riassunto, vero, vero, poi, quindi ti vero, godi di più One Piece, passi più vero, vero, è tempo a vero, sono pensare a One d'accordo, Piece. Era questo che mi. è vero, adesso che me lo fai notare, è vero, è esattamente così, perché poi quando capita che metti sul gruppo, sono usciti gli spoiler, uno va a vedere, li legge, si immagina, ah, cavoli, faranno vedere questo, dai, aspetto il riassunto, che bello, vediamo cosa succederà, poi c'è la live, così posso confrontarmi con Fra, con i ragazzi, vedere cosa ne pensano, è proprio un mondo che comunque si unisce, il fatto degli spoiler appunto ti fa poi parlare
tutta la settimana di One Piece. Ed è bello, devo dire che è super. Giacomo dice, è malato come noi. No, ragazzi, Sì. posso confermare che comunque, seppure posto su Instagram il mi piace o il commento di Luca c'è sempre, vedo sempre, Sempre, sta sì. sempre lì pronto, impazzisce ogni settimana per le cose di One Piece. E tra l'altro collezioni anche le action figure, ce n'hai tantissime, no? Ne ho veramente tante e lo penso che li ho presi tutti, in tutti i modi, in tutte le forme. E beh, adesso sto facendo tipo gli scontri come Ok, statue, quelle quindi ho doppie. fatto... No, no, che ne so, ho fatto Kaido contro Luffy, Ah, ok. Doflamingo contro Law, poi ho preso, vabbè, Shanks, ho preso Ace, ho preso Crocodile contro... I vari Rufy, no, ne ho veramente tante. E poi c'è una piccola, piccola anche lì, non è che piccolissima, anche lì di Dragon Ball, anche lì con gli scontri, quindi Cell contro Gohan, Goku contro Freezer, Goku terzo livello Majin Buu, capito? Tutti i vari che a me piacciono, tutti i Grandissimo. vari scontri. Quindi ricordo che a Lucca cercavi assolutamente qualcosa. Ah, Che poi c'è, tra impazzito. l'altro, erano tutte da prenotare lì, sarebbero dovute uscire molte, giusto? No, Ricordo. ma guarda, perché non riesco a fare 3-4 giorni, perché sarebbe da stare lì 3-4 giorni a quella fiera, solo che avendo solo proprio bene che vada una giornata, che poi giocando allenamento non puoi fare nient'altro, devi cercare di concentrare tutto. In più c'è l'inferno di gente, quindi No, Luca, quest'anno è stata veramente, il tempo poi è poco. assurda. Troppe persone quest'anno, veramente troppe. Sì, è vero. Hanno esagerato anche con la disponibilità dei biglietti, perché era praticamente impossibile in una giornata entrare più di... Cioè, entravi in due stand, avevi finito la giornata. Facevi Sì, 3 ore di fila da una no, parte, tre da no, no. un'altra. Quindi speriamo che l'anno prossimo almeno cercano un pochino di contenere, perché così è invivibile. Veramente Sì, no, 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 difficile. è vero, sembrava più una roba giusto per la gente andava lì per travestirsi e girare la città. Sì, E poi negli stand c'era troppo casino, veramente troppo. Però no, è stato bello, no? Poi siete stati su perché vi avrò fatto camminare per colpa mia vabbè, capirai. un po' troppo. Ma va. Un po' Quelli sono i troppo. giorni in cui o cammini, cioè nel senso non è che Non vai ci lì puoi fare per... niente. Per camminare, anzi, ringraziamo te che comunque ti sei subito. Ci siamo visti la sera prima, il giorno dopo sei stato con noi, ti sei praticamente subito No, no, è inserito stato... all'interno No, del no, è gruppo. stato... Sì, no, no, è stato super, siete stati tutti super gentili, super disponibili a portarmi in giro a cercare le statue che volevo comprare. E ti dico, per le carte non sei impazzito? Per le carte, ma non riesco a trovarle, cioè, Devi ho preordinarle. preso... ho preso l'album, ho preso tutte le figurine, eccetera, per le carte, sì, vado alla Star Shop dai ragazzi, dico, oh, mi trovate queste carte, che le prendo. No, ma forse non ci arrivano, no, non lo so, no, vediamo, non so dove trovarle. Le devi Quindi preordinare. Cioè, se io sto... metto. Io sto impazzendo praticamente. Anche oggi c'è arrivato un pacco dal Giappone. Perché praticamente esiste la versione giapponese e la versione inglese che viene venduta in Europa, no? E molte volte in Giappone stanno uscendo delle card speciali con i vari magazine. E io me le sto ordinando tutti, capito? Oggi mi è Ma arrivato in un teoria, altro magazine. beh, no, wow, fai bene. Ma in teoria queste carte qua tu ci puoi, cioè, Ci puoi sono giocare. fatte per... Fanno i tornei. sono fatte per sco... Fanno i tornei, giocano e guarda, c'è. No, se scopro che a Modena c'è qualcuno che fa queste robe qua, compro tutte le carte di tutto il mondo e ci gioco Ma perennemente. secondo me ti conviene. Ora noi abbiamo la collaborazione là con Magician. Ti conviene comunque ordinare online a prescindere perché vanno Ah, lo farò. preordinate veramente mesi prima. Se vuoi farle, ovviamente. Mesi prima. Perché vanno subito a ruba, subito. Cioè, c'è una cosa dietro e acquistano un valore assurdo, Luca. Cioè, io sto Pensa a te. vedendo ora, la settimana prossima penso di fare l'unboxing. Nella prossima espansione c'è praticamente la carta Ace Manga della morte di Ace, ma la stanno vendendo già 1.000 euro, tipo una carta. Sì, Cavoli. sì. Cavoli, proprio... Madonna mia. Mamma mia, Allora mi pazzi, attivo. pazzi, veramente pazzi. Beh, Veramente pazzi. bello, bello questa cosa, bellissima, no, no, bellissima. Poi No, se poi riesco a ormai... trovare qualcuno contro cui giocare, wow. Poli, poli.
Devo fare anche lui. Devo Prendilo. fare anche lui. Devo farlo adesso Vai. piano piano. Quando arriva pari con me, glielo dico. Dico: senti, adesso prendiamo le carte, ci sfidiamo in ritiro. Ci mettiamo lì. Gli altri giocano a poker. Non so che cazzo fanno. Noi scarte di One Piece. Vabbè, se inizi a comprarle, ti richiamo in live, fai l'unboxing in live. Le apri in live. Vai. Vediamo, le Sarebbe facciamo uno insieme. Apro io, apri tu. super. Vediamo cosa viene fuori. Sarebbe No, super. Sì, no, ho ma. visto qualcosa, ci sono pacchi diversi, di diverso colore, di Sì, diverso poi tu, tutto. se ti serve qualche informazione, basta che mi scrivi, perché ormai, cioè, io e pure Matilde più pazza di me, ci stiamo proprio sopra. E quindi praticamente cosa fanno loro? Ogni 3 mesi escono i box, cioè ogni box contiene delle bustine con 24 card ciascuna. E quindi i box sono dedicati a varie saghe o a vari personaggi, dipende, hanno un tema. Oltre ai box escono di tanto in tanto gli starter deck, che si chiamano, che sono praticamente dei deck già preparati da 40 carte con cui giocare. È come se fossero Certo. già pronti. Tu basta che c'è quel deck, puoi giocare. Sì, Mentre ho capito, con i ma le hanno box te fatte li di devi tante robe. Sì, costruire. sì, sì. Sì, Capito? E ne ho stanno uscendo capito, sì. tantissimi. Poi ci sono varie card speciali che soprattutto in Giappone stanno uscendo tantissime con le varie. Tipo, compra questa rivista con la rivista anche la card. Che non Sì, so, di certo. Shanks o la card di Yamato. E io le riviste le sto prendendo tutte praticamente. Stiamo Eh beh, impazzendo. certo, fai Cioè, bene. Io ormai prenderei. è. Anch'io prenderei qualsiasi roba, quindi No. figurati. Se Ti entri in quel. capisco. Fai la fine del. Qualsiasi altra cosa di collezionismo, no? Che vuoi tutto Guarda, poi. io c'ho due adesso due proprio passioni, che vabbè, sono le sneaker e adesso One Piece, e quindi di conseguenza tutte le statue. Però probabilmente diventeranno anche le carte, eccetera. Poi mi devo fermare, non so più dove metterle. Beh, le carte per fortuna sono piccoline. Capì? Le Compri carte per fortuna l'album, sono poi piccoline. quelle. Sì, no, ma ti Faccio capisco l'armadio benissimo. solo delle carte. Ti capisco benissimo perché pure io inizio a non avere più spazio. Comunque ho anche un sacco di fumetti. Matilde pure ne compra un sacco io. Poi tu pensa quando finirà One Piece, che inizieranno a fare le edizioni speciali, le carte speciali, le statue speciali, chi più ne ha più ne mette sarà. Infatti, guarda, ti dico, io spero che nel giro veramente di 6-7 anni finisca. Cioè, Penso di sì. è vero che wow, non vorremmo che finisse mai, però invece, cioè, io voglio arrivare alla fine per poi parlarne, riparlarne, rileggerlo, rifare. Ma poi faranno qualche, sai, qualche spin-off. Certo, Già sicuro. li hanno fatti, la storia di Law, per esempio, il romanzo di Law hanno fatto, quello di Bello, Ace. molto bello. L'ho letto, molto bello. Li ho letti tutti e due, molto bello. Quello di Law è molto bello. Quindi Su come continueranno a farlo. conosce Pinguin e Shaci. Bello, carino. Immagino, no? Ti fanno tra qualche anno, finisce One Piece, la storia di Barbanera. Cioè, dall'inizio. E impazzisci. Già, quello va, secondo me va a ruba come One Piece, come manga Sì, beh, ma normale. ci sono personaggi come lui, Shanks, che tu vuoi sapere la storia. Cioè, sarebbe interessante vedere anche quella degli ammiragli, perché sono, come sono diventati ammiragli. Cioè, tipo la storia di Akainu, vorrei saperla. Perché è così cattivo, perché è così Guarda, che poi matto. Oda, che è un grandissimo, non diciamo altro, ogni tanto ti butta lì le cosine, no? Cioè, tipo, ha disegnato tutti da bambini e dà indizi su quelle che possono essere le loro storie. Perché lo stesso Akainu viene disegnato da bambino con una spada, se non sbaglio, insanguinata, sporco. Cioè, quindi, l'ho vista neanche un Cavoli, paio di giorni fa, quindi, cioè, non me lo sai, ricordo. Cosa significa? Perché l'ha disegnato in questo modo? Cioè, ci sarà Allora, spazio abbiamo. anche per Akainu, per la storia di Akainu nel manga? Ma sicuramente è stato un personaggio troppo importante per quello che ha fatto, per aver ucciso Ace, per non dargli importanza poi, cioè. Io penso si arriverà a una sorta di Marineford 2.0, cioè una roba così dove ci saranno tutti. Prima o poi, cioè almeno penso che si arriverà, sarebbe bello. Cioè, tutti vogliamo vedere Akainu
che viene preso a schiaffi, che sia da Rufy, probabilmente sarebbe bello da Sabo più che da Rufy, però tutti vogliamo vedere Sì, ma penso una che cosa del accadrà. genere. Cioè, Oda stesso ha detto che la guerra finale sarà una cosa pazzesca. Ci stiamo avvicinando poi, dai. Già ora c'è il caos. È vero, è Ci vero, stiamo. è vero, è vero. Ti vado a leggere qualche domanda. Allora, vabbè, ci Sì. dicono se hai qualche statua a portata di mano, ma mi dicevi prima che sono nell'altra casa a No, Milano, no, giusto? sono tutte a Milano. Qua c'ho solo. No, 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 tutte a Milano. Tutte a Ok. Milano, cavoli. Pure di questo parlavamo prima. Fabrizio ci chiede: Luca, ma andare in vacanza in Giappone non ci hai ancora pensato? Ci ho pensato sì. Purtroppo io ho solo giugno di ferie, perché poi io a luglio inizio il ritiro subito, il 4-5 di luglio più o meno. Finisco a fine maggio il campionato, se va tutto, diciamo, se non succede niente, poi se devi fare playoff, magari finisci la prima settimana di giugno, quindi hai poco, e devi conciliare un po' di robe a casa, gli amici che non vedi mai, andare al mare, relax, comunque andare in Giappone è un viaggio comunque impegnativo, che voglio fare, ma mi piacerebbe farlo anche con qualcuno che conosce, perché da solo, per quanto non ho problemi inglese, eccetera, però lì in Giappone l'inglese mi sa che Poco è dura, poco, sì. poco. Io come primo viaggio, infatti, consiglio sempre magari andare con un viaggio organizzato in gruppo, perché c'hai qualcuno lì, almeno una guida lì, che ti dice Sì, un pochino quantomeno, com'è. guarda, quantomeno con, che ne so, il te di turno che ci sei stato un sacco di volte, che sai indirizzarmi e fare e disfare, ci facciamo una bella vacanza tutti insieme. Allora è bello, quei Devo ragazzi lì mettere comunque così deve un essere tour bello. a giugno. Prenoto a Cerca. giugno, luglio, così per dico, ragazzi, luglio, cioè, deve venire tremolare, solo lui almeno, però. Vabbè, vedremo. È un po' No, difficile, è un perché colpo di poi un po' difficile. no, 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 immagino, immagino. Sì. Purtroppo noi che giochiamo, quando gioco, sono quelle le date, non si scappa, quindi. Però Vero. vorrei andare, io ho girato tanto e mi manca solo il Giappone. Mi manca solo il Giappone, quindi ci andrò di sicuro. E ti chiedono anche legato a questa cosa se ti piace la cultura e la cucina giapponese. Cultura, sì. Cucina, sì, vabbè, sushi lo mangio, mettiamola così, però lì è molto più spartano, immagino, come posto, quindi boh, non ne ho veramente idea, ti dico la verità. Dovrei provare, Guarda, io sono partito con non so molte. come posso trovarne. Io sono partito con molti dubbi quando sono andato la prima volta perché non amo particolarmente il sushi, no? Non mi piace tantissimo. Ogni tanto vado a mangiarlo, ma più per Matilde. Io quando vado lì sembro, cioè prendo le patatine fritte, la Coca-Cola, cioè prendo i fritti, però, quindi Altre robe, cioè altre robe, ok. però assaggio qualcosina, ma niente di che. Però quando sono andato ho scoperto comunque che c'è una grandissima varietà. C'è tanta roba, veramente tanta. Quindi, bene o male, cose che ti piacciono le trovi. Le trovi, secondo me. Devi assaggiare, devi provare. Però hanno veramente una grande tradizione anche sulla cucina. Se mangi il ramen, per esempio, alla fine è un po' come se fosse pasta quasi, no? Con quel brodo Sì, speciale che fanno loro. no, Quindi. ma sì, ma sì, ma è qualcosa comunque sia d'adattamento, cioè, non è Sì, sì, che. sì. Però, No. dai, come viaggio mi piacerebbe farlo in compagnia, quello, ti dico la verità. Sì, no, te la godi. Guarda, ti dico, ora i viaggi che facciamo noi sono belli perché già quando fai un viaggio di gruppo si va a creare quell'unione, no? Sai, italiani all'estero e ti senti subito tutti. Sei unito, no? Sei tutti amici Certo. subito. Poi non c'è solo questo, c'è anche il fatto di essere tutti appassionati della stessa cosa. Quindi dopo 2 secondi arrivi, stai già parlando di One Piece, no? Ti viene fuori. Ma secondo te a Wano che succede? Cioè, hai capito? Cioè, quello, appena arrivi stai parlando di quello, quindi è come se veramente ti conoscessi da una vita. Ed è bello, è bello. Io ho visto tantissimi, ti dico, dei ragazzi che verranno a maggio di quest'anno e si sono già visti tra di loro, a Milano tipo. Perché abbiamo già creato un gruppo Telegram, si sono messi d'accordo, si sono già visti e stanno già stringendo amicizia. E anche nei viaggi passati ho visto tantissimi che sono poi rimasti molto legati.
Ogni tanto vedi, ce li ho su Instagram, magari vedo che si incontrano, si vedono a gruppetti. È veramente una Bello, bella. bellissimo. Sì, è veramente una bella sensazione. Ma comunque One Piece unisce, Sì. come per me è stato trovare voi, che ormai comunque ridendo e scherzando sono pa passati un po' di mesi, quindi è un attimo, unisce, fa, poi Sì, oltre è a parlare di verissimo, questo verissimo. si creano amicizie, si creano comunque sia un bel gruppo, quindi è bello, bello, dai, sono molto contento. No, è veramente una bella. Credo che sia la cosa più bella di tutte, alla fine. Perché la storia, per carità, è magnifica e ci fa godere ogni settimana, però poi i legami, quelli sono la cosa più Sì, più che bella, no? altro, sì, certo, più che altro è riuscire a conciliare questa passione qua che non tutti hanno, magari dei nostri amici un po' più stretti, e trovare delle persone con cui puoi parlare di una tua passione e invece oltretutto trovarti anche bene proprio a livello di amicizia, ed è una cosa non scontata. Io e te siamo gli opposti in questo momento, perché tu lavori nel calcio e hai la passione per One Piece. Io ho la passione per One Piece, ma praticamente in questo momento è come se lavorassi con One Piece. Certo, E ho sempre avuto la passione del calcio, quindi è vero. siamo gli opposti, praticamente. È vero, è vero, Ed è è vero, una cavolo. figata, vedi, questo unisce anche gli È vero. opposti. Sì, e tra È l'altro ti dirò una vero, cosa, questo quando ero unisce. ragazzino e giocavo a calcio, io ero un numero 10. Non avevo dubbi. Non penso che ero Cioè, bravo come te, proprio. però ero un numero 10. Non avevo dubbi, si vede Sì, subito. quando Solo per come fai le reaction si vede che quando sei subito. facevamo i tornei, io ero sempre facevamo i tornei tra gli amici, ero sempre quello con la maglia numero 10. Facevamo le divise, io avevo sempre il numero 10. Sì. Ora Bei tempi, ora non ce la faccio manco a. Vabbè, non ce la fai più. No, sai cos'è? Poi uno quando voi lo fate di lavoro, quando poi lo fai per divertimento, all'inizio, come dire, giochi, 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 poi inizi magari a fare altro, fai sempre meno partitelle, sicuro saranno 3 anni che non, da prima della pandemia che non faccio una partita a calcetto almeno, capito? Quindi perdi Certo. proprio. Ogni tanto mi viene un pochino, perché io quando ero più ragazzino giocavo molto, veramente giocavo tanto. E ero proprio innamorato io avrei fatto quello dalla mattina alla sera, no? Bello, E quando. guarda, la forma più pura di questo lavoro, cioè Sì, di questo lavoro del calcio, sarebbe questa. avevo un campetto vicino casa, proprio era un campetto in terra battuta, ma ci ho passato l'estate, ci passavano le giornate, dalla mattina alla sera, cioè stavamo sempre lì a giocare. E ogni tanto ci penso con un po' di rammarico, dico, cazzo, ma una volta stavo sempre lì a giocare, adesso sono passati, cioè 10 anni da quando magari giocavo un pochino in più, anzi qualcuno anche in più, dico, non riesco più a farmi una partita, chissà se faccio la partita, cioè, che poi se vado a giocare, e mi è capitato 2 o 3 anni fa, l'ultima volta, no? Mi innervosisco pure, perché il fatto di non, magari, sai, non avere più il fiato come prima. Io cazzo, ma prima correvo tutto il giorno, ora faccio la corsa e sono stancato. E ti innervosisci, non Certo, riesci a fare cose, ti innervosisci. Quindi a volte veramente preferisco quasi non farlo, perché mi guarda, io ti innervosisco. dico, beh, io ti dico, bello, io d'estate quando mi capita di giocare con i miei amici guarda, uno dei momenti più belli che possano esserci, proprio per divertimento, per passione, che poi ti ritrovi dopo, bevi, mangi, stai insieme. Wow, guarda, il calcio è così, vissuto così, e secondo me Bello. è proprio la sua essenza. Sì. Diciamo che quando poi diventi un calciatore professionista come hai fatto tu, iniziano ad esserci così tante cose intorno che non dico che non te la godi, perché sicuramente poi quando stai in mezzo al campo da calcio ti diverti, sì, però ogni tanto c'hai le pressioni, le cose che ti rovinano un pochino magari il momento. Cioè. Guarda, io ti dico sempre che ti dico, siamo privilegiati perché siamo privilegiati, facciamo un lavoro bellissimo che ci impiega poche ore durante il giorno e fondamentalmente abbiamo fatto la nostra passione, il nostro lavoro. Però non ti nego e da fuori giustamente sembra tutto roseo, però è un mondo veramente, veramente complicato, veramente difficile. Sono veramente tante le pressioni, tutto basato sul risultato, su
veramente passi giornate toste perché perdi e magari giustamente trovi il tifoso che ti fischia, che ti insulta, che magari per la strada che sei con la compagna ti dà fastidio. Poi trovi invece la parte bella che quando fai gol o vinci le partite, tutti che ti chiedono una foto, la maglia, cioè vivi su queste montagne russe di emozioni, di pressioni, di felicità e gestirle a volte è complicato. Comunque la parte, diciamo, mentale è molto difficile avere equilibrio. Infatti i calciatori sono un po' strani sotto questo punto di vista, Vabbè, perché immagino che è un comunque mondo sono complicato. sottoposti a pressioni importanti. Che poi uno pensa sempre che, sai, il calciatore lo vede sempre un pochino come il supereroe, no? Fatto di come se fosse un robot. Più si va avanti, più lo si pensa Certo, così, sì, no? no, era, sì, no, è vero, noi sembriamo così da fuori, No, persone, in realtà siete persone qualunque con delle no, emozioni, con dei no, sentimenti, certo, quindi, siamo persone cioè, avete gli normali, alti, poi bassi. alti, bassi, ma poi per giocare noi veramente facciamo di tutto e di più, cioè infortuni, operazioni, prendiamo di tutto e di più per cercare di stare il meglio possibile, medici, cioè comunque sia dietro c'è tanto lavoro, tanta pressione, tanti sacrifici, ed è stato difficile arrivare a questo punto. Poi uno calciatore lo può fare dalla Champions League alla Serie C, qualsiasi carriera uno possa fare, però ti posso garantire che è uguale, fatto la Serie A, la Serie B, la Serie C ed è identico comunque la pressione, quando lo fai per una città, per comunque sia della gente che viene allo stadio a tifarti, per la propria città, è Diciamo uguale che a volte dappertutto. quelli che sono a livelli altissimi sono anche più tutelati, no? Sì, Cioè, assolutamente. magari rispetto a chi Guarda, gioca in serie inferiori. sfondi una porta aperta Sì. con me. Chi è ad alti livelli ha molta meno esposizione, sì, mediatica per l'amor di Dio, però diciamo nella vita di tutti i giorni è molto più tranquillo rispetto, magari paradossalmente, più scende di categoria. Sì, Capito, capito. quello senz'altro. Guarda, io vorrei concludere la chiacchierata con un paio di domande anche sul Sì? te, non su One Piece, sul te ragazzino, nel senso qual era il tuo sogno da bambino? Cioè, se l'hai realizzato, era questo di diventare calciatore, avevi ancora qualche aspirazione in Sì, più? no, Ok. il mio sogno da bambino è sempre stato diventare calciatore, giocare, giocare, giocare. Però più che diventare calciatore, ti dico che poi, vabbè, quello è stato lo scopo, naturalmente, la roba finale, però divertirmi ogni giorno col pallone. Quello è sempre stato il mio sogno e ce la sto facendo. Poi tra alti e bassi, eccetera, però dai, ce la sto facendo. E chi era un pochino il calciatore che apprezzavi di più da bambino, quello che vedevi un pochino? Voglio diventare quello, voglio essere come quello. Cioè, qualcuno che ti ha ispirato più di tutti. Beh, il calcio Allegria per antonomasia, il Bailado per antonomasia, Ronaldinho naturalmente, che per me è stato l'apice del divertimento. Per me lui è stato il top perché ho sempre visto in lui quello che volevo essere io come calciatore, nel senso non quello che fai proprio come proprio viveva il calcio. Ecco. Quello è stato per me, lui è stato Mamma il mia, top del magnifico top. Ronaldinho. Era con quei dentoni che rideva quando giocava, era una roba, era un'emozione unica ogni giorno vederlo giocare. Mamma mia. Vabbè, vabbè. Luca, io non ti rubo altro tempo. No, per me è un piacere, guarda, fra veramente, ti ringrazio tanto di avermi No, 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 io ringrazio chiamato. te, è In stato un piacere. live. Guarda, ora parlando anche, facendo finta che non siamo in live, no? Ti dicevo già all'inizio, io ho apprezzato tantissimo come tu ti sei veramente integrato all'interno della community. Ora, ovviamente tu dirai, vabbè, cioè, se non è niente di che, però non è scontato comunque. Perché molte volte, secondo me, quando c'è questa distanza così ampia, tra virgolette, tra alcuni mondi, c'è tipo uno scudo, no?
oppure una chiusura, ma non per cattiveria, perché si tende ognuno a stare dalla propria parte, no? Invece comunque questa tua apertura, il fatto sin dall'inizio di venire a Lucca, incontrarci tutti, passare la giornata con noi, prestarti a qualsiasi cosa che non solo io ti chiedo, ma anche gli altri, perché comunque hai stretto rapporti di amicizia con tutti praticamente all'interno del gruppo. E ripeto, la foto No. con Tita a me mi ha fatto ripetere, l'ho condivisa io sul mio Instagram, non so se hai visto nelle storie. No, Avete fatto, cioè, l'ho no, ho condivisa io visto, ho perché fatto. quando l'ho vista mi sono, non so, non dico commosso, però mi è piaciuta, no? Ho detto, guarda che cosa bella, e quindi l'ho condivisa. E quindi non è scontato, e per questo, ripeto, io l'ho apprezzato tanto. E spero che il 10 aprile, ragazzi, il 10 aprile c'è Perugia-Modena. Quindi Luca viene a Perugia, io sarò appena tornato dal Giappone. Spero che riusciamo a vederci e spero di riuscire a venire Senz'altro. allo stadio anche, così vediamo la partita. Guarda, quello senz'altro, se ho libero il giorno dopo mi fermo pure, così hai tempo di riprenderti dal Giappone, così ti Come posso vuoi? salutare per bene. No, ti ringrazio, guarda, davvero per me è super. Sì, è vero, non è scontato perché è un mondo complicato, il giocatore di per sé è un po' una persona un po' particolare, vero? Infatti io nel calcio veramente amici sono pochi. Sono poche le persone con cui poi vai una vita insieme, le conti veramente su due o tre dita, non di più. Perché è un mondo molto particolare. Infatti, io ho tanti amici al di fuori di questo mondo, perché ho sempre pensato che educazione, rispetto e voglia di essere al pari di tutti siano i valori principali. E spesso questa roba qua nel nostro lavoro non c'è. E io, come dico sempre, tanti calciatori siamo persone normali come tutti, con passioni semplici e voglia di avere amicizie semplici, di fare cose semplici. E sono stato fortunato di aver trovato un gruppo che mi ha permesso di Ormai esprimermi siamo il noi. nel mio essere Luca, il ragazzo appassionato di One Piece, non Luca, il calciatore. Poi quella Noi è una siamo anche conseguenza che tifosi viene dopo. ormai di. Ragazzi, io la Sì. settimana scorsa, sabato scorso, ho visto la partita del Modena, Luca è uscito, ho girato cammino, mi sono incazzato che è stato sostituito, quindi. Quindi, però. No, ma è vero, ma ormai io so che la domenica quando gioco, il sabato, sono i ragazzi sul gruppo. Oh, Luca, dai, oggi si azzanna. Io sì, azzanniamo, mi raccomando, siete lì, non gufà, gufà. Quando gioco contro qualche squadra delle città di dove siedi, dove sono i ragazzi, oh, non gufate oggi, ti fate prima me, prima o poi la vostra squadra, mi raccomando. Io ripeto, ragazzi, questa la racconto e poi ti saluto. Dovevo andare a cena dai genitori di Matilde qua a Perugia, era l'andata. Luca Vero. giocava, c'era Modena Perugia. Ho detto: guarda, oggi sono a cena, vedremo la partita mentre, cioè a pranzo. Vedremo la Coi partita mentre suoceri. siamo a pranzo. Sono sicuro che tu segni. Ragazzi, Luca ha segnato. Bellissimo. E io ero Ti ho a fatto litigare tavola coi là. suoceri. No, io ero a tavola là e ho Coi detto: suoceri lo di conosco, Perugia. lo Luca, lo è amico mio. Lo conosco, È bellissimo, stato bellissimo. super, è stato. No, No, bellissimo, no, dai. È bellissimo. E ora ritorno. stato Non dico nulla. bello. Non diciamo niente, non diciamo niente, vediamo, non diciamo Anche niente, perché però se dai. sono allo stadio, starò in mezzo ai perugini, quindi non posso esultare. Quindi zitto. Esatto, bisogna stare lì. Fai tipo così senza farti vedere. Vabbè, dai. Grazie mille, Luca. Io resto un altro minuto che ringrazio gli Grazie abbonati che ci sono stati. Li saluto, ci sentiamo a te. Va bene. nel gruppo. Ragazzi, ricordatevi Sentiamo che presto. il primo a esultare come lo con la room non è Brand del Sono Borussia Dortmund, io, sono ma è stato Luca io. Tremulada del Modena. Quindi questa cosa va Esatto. saputa assolutamente. Grazie, Luca. Ciao Grazie Fra, mille. grazie mille Ciao ciao. davvero. Un Ciao ciao, abbraccio. un Ciao, abbraccio a te. ciao, ciao. Ragazzi, io ringrazio un attimo gli abbonati che non li ho ringraziati durante, se riesco a trovare il mouse è qui, ok? Allora, vediamo un po' da dove partono. Grazie a Girugar che ci diceva azzannare, grazie a Leo Alber, grazie a Cinosu.
Brand si è pure appena... No, porello! Grazie a Fabio per i 100 bit, che dice Poli, Andrea Poli, nostro ex Sampdoria Bomber Derby. Grandissima la cosa di Poli. E grazie anche a Luca. Ciao Toschi, ciao Bomber Tremolata. E va, sono finiti qua. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui. È stata una bellissima chiacchierata con Luca. Lo ringrazio anche adesso che ci ha salutati per la disponibilità. Quanto cazzo è bello One Piece. One Piece è troppo bello, mamma mia. Stavolta non ho detto come al solito. E che bella. È stata veramente una bellissima diretta. Ciao Luca. E se dovesse Luca iniziare a collezionare le carte di One Piece, lo invitiamo a fare un unboxing. Facciamo un unboxing insieme. Sì, la carico anche su YouTube. Ma perché Angas non sei più abbonato? Ma sei pure amministrato, non le puoi vedere? Anche all'attore di Creed. Sì, ieri abbiamo condiviso Ma come sei abbonato, Angars? Sì, la caricherò anche su YouTube, comunque. È stata veramente una bella chiacchierata. Una veramente una bella chiacchierata. Devo rimettere Prime a breve. Va bene. Lascialo fa, così esce dal regime.